E dalla danza al teatro, esordio molto positivo ieri sera per l'Extravagario Teatro che all'Arsenale ha portato in scena uno spettacolo particolare e assai apprezzato dal numeroso pubblico. Una prima perfettamente riuscita che ha divertito ed emozionato. I motivi ce li spiega Luca Fioravanti. Dagli anni 20 ai 70, un viaggio nel secolo scorso tra usi, costumi, musica, tante storie d'amore, di corteggiamenti, di seduzione, condite da momenti comici, grotteschi, surreali, anche tragici e drammatici. Una balera di provincia vista nelle diverse epoche con un'incredibile alternanza di personaggi, un mix sensazionale di colori, balli, ammiccamenti, storie semplici, a volte toccanti, ma soprattutto divertenti. Valera Paradiso ha conquistato il pubblico dell'Arsenale grazie alla bravura dei 18 attori in scena e all'attenta regia di Alberto Bronzato, il barman della Valera, ma anche il cerimoniere di feste e danze d'ogni tipo, con un finale a dir poco travolgente. Sì, sono felice, sono felicissimo, sono come una sposa che prima si emoziona e poi vive di gioia, la stessa cosa. Cioè, non so se si vede dal baffo, ok? Anzi, me lo tolgo. Era una scommessa che abbiamo fatto noi, io con gli attori, con Riccardo Pippa che ha scritto con me la sceneggiatura. È stato un lavoro duro, però di grandissima soddisfazione. Valera Paradiso ospita soldati in cerca di svago, condottieri e generali fascisti e poi il Partito Comunista in lotta con il Monsignore di turno. Fino agli anni 70, l'amore libero, i pantaloni a zampa d'elefante. Il denaro e il potere sono attratto. Nella Valera non può mancare l'orchestrina che scandisce i tempi e fa ballare tutti, pubblico compreso. È il primo giorno in cui ho visto il film. Dietro le scuole, era lontano 87-88, ho pensato deve essere uno spettacolo teatrale, finché quest'anno, dopo 20 anni e più, ho deciso di metterlo in piedi. È stata una grossa scommessa perché c'è una grossa particolarità in questo lavoro, non so se svelarlo o no, ma anzi forse non la svelo perché è meglio che il pubblico venga a vederlo. E il pubblico della prima ha risposto con risate e lunghi applausi, apprezzando quella che Bronzato definisce una particolarità, che è soprattutto una scommessa. Appuntamento all'Arsenale tutte le sere fino al 21 agosto.